Buon pomeriggio da Pierpaolo Flammini per questo appuntamento di J Magazine, il rotocalco quotidiano di Super J che potete vedere al canale 603 per le Marche e la Val di Brada, al canale 634 per il resto d'Abruzzo, oppure anche in diretta streaming, ad esempio siamo in diretta su riveraoggi.it. Quest'oggi ci occuperemo della politica sanbenedettese in un momento molto caldo e molto dibattuto. Ci sono delle questioni di attualità molto importanti con cui parleremo con i nostri ospiti, a partire dal collega Massimo Falcioni, collega di Rivera Oggi. Poi abbiamo qui come ospite Giorgio Mancini di Sinistra Ecologia e Buon Libertà pomeriggio. e Andrea Assenti, consigliere comunale del centrodestra. Vorrei introdurre questa puntata con una scheda di cui prego la regia di mandare in onda, che ci consentirà poi di iniziare a riflettere su quello che sta avvenendo a San Benedetto. Una sentenza che fa rumore, che crea nuovi patemi ad un'amministrazione comunale in cui le fibrillazioni sono all'ordine del giorno. Lo scorso 3 aprile il TAR ha accolto il ricorso del Popolo della Libertà, annullando la delibera sull'equilibrio e l'assestamento di bilancio 2013, per via di una convocazione in Consiglio Comunale avvenuta con meno di 24 ore di anticipo, come previsto invece dal regolamento. Quell'assise, va ricordato, fu portata a termine dal presidente dell'emiciclo, Marco Calvaresi, che garantì il numero legale per la prosecuzione dei lavori. Il Comune di San Benedetto presenterà ricorso al Consiglio di Stato, ma ha già avuto modo martedì mattina di recarsi al Ministero dell'Interno. Qui ha consegnato gli atti relativi alla documentazione contestata. Le conseguenze di tale lesione, si pronuncia così il TAR, non si limitano al piano politico, ma, incidendo sull'investitura dell'organo collegiale, riunito per deliberare, hanno riflessi anche sui provvedimenti amministrativi. In particolare, l'irregolarità della notifica dell'avviso di convocazione impedisce di considerare validamente costituito il collegio, circostanza dalla quale deriva l'illegittimità della deliberazione impugnata. Qualunque sarà il verdetto finale, c'è però un aspetto a cui sarà impossibile porre rimedio, quello politico. Ecco qui un approfondimento ma anche un punto di domanda finale. Tra l'altro vediamo proprio delle immagini del Consiglio Comunale incriminato con i banchi del centrodestra vuoti. Pregherei il collega Falcioni, che ogni giorno segue la politica sanbenedettese, di introdurre un po' qual è il tema in discussione, ovvero questa sentenza del TAR e quello che potrebbe avvenire. Poi sentiremo i nostri ospiti anche su questo aspetto. Sì, Consiglio Comunale del 30 novembre 2013, si discute di equilibrio e assestamento di bilancio 2013, questo è uno dei punti più importanti. La delibera, essendo un consiglio in seconda convocazione, viene inserita all'ultimo secondo, senza le 24 ore di tempo necessarie ai consiglieri per leggere gli atti. Il Popolo delle Libertà prima in consiglio pone la pregiudiziale che poi andrà ai voti e qui Assenti poi potrà approfondire, votazione che darà esito negativo per il PDL. Successivamente il PDL annuncerà prima una segnalazione al prefetto, poi successivamente un ricorso al TAR. Lo scorso 3 aprile il TAR si è espresso giudicando quell'atto illegittimo, ciò significa che ad oggi il Comune non ha approvato l'assestamento e soprattutto l'equilibrio di bilancio 2013. Le reazioni sono molto cambiate col passare dei giorni, dall'ottimismo delle prime ore. Mi ricordo che in maggioranza si parlava di Consiglio Comunale che sarebbe stato tranquillamente ripetuto con i numeri che ci sarebbero stati, quindi con l'approvazione lineare della delibera incriminata. Poi si è passata a una reazione un po' più prudente, una preoccupazione, uno scaricabarile sulla segretaria generale, sul presidente del Consiglio, mai citato, guarda caso, dalla maggioranza, chissà perché, forse perché è necessario. A volte per tenere il numero legale in consiglio e poi si è passati a questa visita a Roma al Ministero che ha un po' sorpreso tutti perché comunque se il problema è la semplice ripetizione di un consiglio comunale non si va al Ministero a chiedere lumi e anche il ritorno da Roma non è stato diciamo, accolto trionfalmente.
Quindi Nessuno si esprime. Dal momento che noi pensiamo che se la risposta fosse stata positiva o comunque se il Ministero avesse assicurato il sindaco Gaspari sul buon esito del ricorso, io penso che già sarebbero arrivati comunicati stampa o comunque reazioni positive. Questo non è a meno avvenuto. che non abbia deciso di tenere un profilo basso fino, diciamo, quando il Sì, però risultato diventasse certo. anche in municipio, anche negli uffici, cioè non. C'è gente che chiede informazioni e non vengono date informazioni al riguardo. Cioè, sembrerebbe che il Ministero, oltre a prendere gli atti, non abbia dato grandi speranze. Cioè, ha semplicemente detto che c'è il rischio di questo scioglimento del Consiglio Comunale. Gaspari l'avrebbe preso atto. Poi non so se per scaramanzia o per altro, ma Per ora non ci sono c'è questo reazioni rischio. A me ufficiali. sembra abbastanza, oggettivamente a tutti è sembrato abbastanza strano fin dall'inizio. Io lo ammetto, io credevo poco al buon esito di questo ricorso perché per un errore formale arrivare a questo tipo di conseguenze ci sembra un po' strano perché oggettivamente parlando il bilancio era pronto, però va anche detto che si creerebbe un precedente, cioè le regole garantiscono tutti. Sono scritte Cioè, almeno sopra. dal momento che non si rispettano le regole, io vorrei ricordare, visto che poi c'è qui un esponente del centrodestra, io vorrei ricordare che nel marzo 2010 la lista del PDL venne esclusa dal Due. Lazio, due liste Ah del no, scusa, pensavo PDL. a livello locale. Sì, Sì, però ci furono anche nel due Lazio liste. per un'ora di ritardo Sì, di del delegato presentazione. che non Sì. ricordo stava mangiando un panino, Il listino non fu. vorrei, non vorrei Sì, sbagliarmi, la sì. risposta fu stavo pranzando, stavo mangiando un panino. Fu esclusa, la Polverini vinse lo stesso, però senza l'appoggio diretto delle liste di Sì. Berlusconi. Non so se ricordo male, però. Sì, lo ricordi benissimo. Sì. Ecco. Quindi introduciamo proprio Andrea Assenti che era nei banchi, in quei banchi poi abbandonati nel momento di quel consiglio comunale. Tra l'altro, avvocato, quindi esperto di queste dinamiche, o più esperto magari di noi altri comuni mortali che di fronte alla burocrazia a volte abbiamo delle difficoltà. Le tue opinioni circa, la tua opinione circa quello che sta avvenendo e i possibili esiti? Ma allora, la mia opinione è quella che abbiamo cercato di dimostrare con l'atto in sé, cioè opponendoci e facendo questo ricorso al TAR. Sostanzialmente abbiamo fatto tutto un percorso lineare che è partito sia dal preliminarmente, dai primi di dicembre, con un'informazione chiesta e voluta presso la prefettura, dicendo appunto, chiedendo noi lumi al prefetto su questa illegittimità per noi conclamata. Il prefetto ci ha detto nient'altro che di rivolgerci agli organi competenti. Quindi noi abbiamo fatto sia una segnalazione scritta all'Ombudsman, quindi il cosiddetto regionale, tra l'altro, il quale ci ha risposto con una lettera di richiamo, una sorta di tirata di orecchie all'amministrazione, finisce la propria missiva. Mentre invece il ricorso al TAR l'abbiamo fondato proprio su questa illegittimità formale, che però è un caso di illegittimità formale che diventa sostanziale. Noi dov'è che poi abbiamo voluto e insistito molto? Abbiamo insistito anche quella stessa sera in consiglio, dicendo, anzi quella mattina in consiglio, dicendo: guardate, qui c'è una questione pregiudiziale sollevata, non facciamo il muro contro muro, il braccio di ferro, anche perché presentare un atto dove c'era un riequilibrio, un assestato con all'ultimo secondo la seconda convocazione, e tutti sapete che cosa significa convocare un consiglio del genere in seconda e non in prima, per abbassare ovviamente il quorum, il numero dei presenti, appunto, per garantire la maggioranza, per garantire il numero legale. Quindi rinviamo il punto. Fate un gesto intelligente, chiamiamolo così, intelligente oppure serio, rispettoso nei confronti e della stessa maggioranza che dell'opposizione. Invece lì, su questa pregiudiziale, si è scatenato il finimondo, mettendola ai voti e ovviamente la maggioranza vincendola questa sorta di pregiudiziale. A quel punto abbiamo ritenuto opportuno non fare altro che uscire e non partecipare né alla discussione né tantomeno alla votazione. Quindi in pochi credevano su questo ricorso, per carità, soltanto che devo dire che la sentenza del TAR poi oggi
l'avrete sicuramente letta tutti, è una sentenza che non dà spazio ad interpretazioni. Cioè il TAR sancisce, annulla definitivamente, anche perché ricordiamoci bene, noi facemmo la richiesta di sospensiva, quindi il 20 di marzo all'udienza di sospensiva, quando al pomeriggio di solito tra mezzogiorno e l'una escono le prime ordinanze, la nostra è l'unica che hanno trattenuto sostanzialmente in decisione, l'hanno rinviata come diciamo sentenza breve al prossimo collegio in Camera di Consiglio che era del 3 aprile. Quindi questo certo che ha rincorato un po' tutti per la parte nostra, perché o meglio, poteva essere una sentenza che rigettava o che accoglieva. In questo caso è stata proprio una sentenza, anche nel merito, che ha cassato definitivamente quella delibera. Ed ora? Ora c'è questo. Farci capire anche sì, a chi ci ascolta, allora, ma davvero il Consiglio Comunale può cadere? Allora, può essere sciolto? Tecnicamente dobbiamo riferirci alle norme del TUEL, quindi al 141 e al 143. Sostanzialmente è questo, che in casi analoghi, allora premetto che il nostro caso è un caso unico al momento, in Italia non ci sono precedenti, quindi questo lo precisiamo perché non riusciamo... Fa riferimento al caso di Brindisi. Io francamente il caso di Brindisi è un po' diverso. Non l'ho esaminato bene con attenzione, la mia collega lo sta facendo, però perché lì parliamo di una difficoltà di approvazione del bilancio, non un bilancio comunque approvato anche se con difetto di convocazione, quindi è già un caso particolare. Quindi che cosa può succedere? O arriva il prefetto che invia un commissario ad acta sul singolo atto e forse tenterà di riapprovare il bilancio, però io questa modalità di convocazione del nuovo bilancio francamente creerebbe un ulteriore precedente, perché significherebbe indirettamente che qualsiasi comune che il 30 novembre ha difficoltà di maggioranza politica ad approvare un bilancio con assestato lo rinvia tranquillamente al 30 di aprile e lo approvano insieme al nuovo bilancio dell'anno in corso. Quindi questo penso che sia realmente un po', penso difficile. Poi ovviamente noi siamo rispettosi di quello che uscirà dalle indicazioni della prefettura e del ministero. Quindi o questo oppure tecnicamente in caso di omessa approvazione del bilancio, in quel caso, di mancata approvazione del bilancio, in quel caso ci sarebbe proprio la nomina di un commissario per lo scioglimento del Consiglio. Però anche questo è un caso diverso, perché comunque l'approvazione c'è stata. Resterebbe un anno a questo punto. Ma io sono molto curioso, sto aspettando tutti i giorni che ci notifichino questo appello, che ad oggi ancora non è stato, si dice che l'hanno depositato questa mattina, io questo adesso indiscrezioni che girano per l'aria, però ancora non c'è stato notificato. Sicuramente noi lo notificheremo domani, quindi notificheremo la sentenza munita della provvisoria esecuzione, quindi con formula esecutiva, e quindi la notificheremo domani, quindi che tra venerdì e lunedì la riceverà. La situazione potrebbe sembrare paradossale, perché per un'ora rischia di sciogliersi un Consiglio Comunale, però come dicevamo prima... Sicuramente paradossale. Stiamo parlando di chi... Sicuramente paradossale, però... Di far applicare le leggi. Però è pur vero che il nostro regolamento prevede questo, esatto. E tant'è che il TAR nella spiegazione, quindi della sentenza, dice proprio... Cioè vuole far notare una differenza di notificazione tra la notifica a mezzo messo comunale e la notifica a mezzo comunque mail, PEC, quindi dove c'è proprio certezza dell'invio e della comunicazione. Quindi anche questa è stata una motivazione importante evidenziata dal TAR. Posso dare uno spunto magari anche a Mancini, che poi parlerà? Sì. Si fa sempre riferimento a quest'ora, no? Che poi sarebbero 65 minuti, sì, appunto. E deridendo un po' il tempo, no? Dicendo se è solo un'ora, io parlo per eccesso, perché poi per analizzare l'atto, no? Bisogna sempre ragionare per eccesso. Sì. È un sabato mattina, la maggioranza non era al completo perché mancava un consigliere, e poi si scoprirà che quell'atto si va a discutere grazie alla presenza in consiglio di Marco Calvaresi. Un ipotetico consigliere di opposizione può fiutare diciamo nell'aria l'occasione per far, cadere Gaspari, ma lui il giorno prima non riceve la convocazione. Essendo un sabato mattina dice me ne voglio andare in vacanza, voglio andare fuori città, per qualsiasi motivo, no? Parte,
Arriva la convocazione dopo un'ora e un quarto. A quel punto, se io sono già a metà strada, oppure, ma io parlo sempre per eccesso, però comunque è un episodio che il potrebbe. Principio. È il principio che vale, è un episodio che potrebbe anche avverarsi. Io non a quel punto rinuncio a presenziare, e il consiglio comunale si salva su un atto che potrebbe essergli invece fatale, perché sul bilancio si può comunque se non l'avessero approvato scattava automaticamente l'altro discorso, quindi l'omessa approvazione, la mancata approvazione e quindi la nomina del commissario per lo scioglimento. Esatto, prima di passare la parola a Giorgio Mancini su questa vicenda, poi parleremo anche di questioni più strettamente amministrative. Ricordo che dovevamo avere ospite anche Loredana Emili dei Diversamente Democratici, però per un stato influenzale non è potuto essere presente. Abbiamo cercato anche di coinvolgere diversi esponenti del PD, alcuni impegnati, speriamo di farcela prossimamente, perché diventa anche un po' complicato non avere qui un rappresentante del partito di maggioranza. Riguardo SEL, è una posizione particolare, non ha consiglieri comunali, però appoggia questa maggioranza a un assessore, Luca Spadoni. La tua opinione su questa vicenda e se pensi davvero che si possa arrivare addirittura a uno scioglimento, oppure ci sarà in qualche modo la maniera, diciamo, per unire il Consiglio Comunale che comunque ha approvato un bilancio e magari, non so, sanzionare a livello di richiamo. Non so quale potrebbe essere lo sviluppo, lo chiedo a te. Guarda, io penso che questa vicenda un po' ha degli aspetti un po' difficili anche da capire, un po' surreali. Noi ci troviamo di fronte al fatto che ovviamente magari può essere considerata, diciamo, una mancanza di rispetto verso il lavoro dei consiglieri comunali e anche soprattutto di quelli di opposizione, del loro lavoro. La trasmissione di alcuni materiali fondamentali per l'assesto di bilancio è avvenuta con 65 minuti di ritardo. Ci troviamo di fronte a questo aspetto. Il TAR ha ovviamente sanzionato affermando che tutta la delibera è annullata. Ora, diceva Assenti che effettivamente non c'è un caso specifico, no? E quindi, diciamo, ci troviamo a fare, diciamo, giurisprudenza. Ci sono, diciamo, casi similari nei quali il riassetto di bilancio non è approvato nei termini del 30 novembre, no? Roma è un caso del 30 novembre scorso, mi pare anche nel nostro territorio Castel di Lama, mi sembra che non ha approvato il 30 novembre l'assestamento. In quel caso specifico subentra solitamente il prefetto, che intima il consiglio comunale a votare entro una certa data prestabilita il bilancio, oppure entra il prefetto che nomina il commissario ad acta e c'è questa approvazione. Io non so come andrà a finire, a me sembra una vicenda che, diciamo, ha poco di politico, nel senso che siamo di fronte a tecnicismi su cui, diciamo, il TAR ha fatto questa sentenza, ho diverse, diciamo, perplessità in merito, vedremo cosa verrà fuori, diciamo, al confronto con che c'è stato da parte del sindaco l'altro ieri a Roma e come quello che ha avuto col prefetto. Novità in questo senso io ad oggi non le ho, probabilmente ne ha più Falcioni. Io credo che comunque ci sia da essere, diciamo, sereni. Vedremo cosa accadrà. Io sono, diciamo, sereno su questo e spero che diciamo, non ci sia, diciamo, questa decadenza del Consiglio Comunale. Sarebbe una beffa francamente terribile, nel senso che per 65 una convocazione è venuta regolarmente, un materiale arrivato con 65 minuti di ritardo, questo è motivo, diciamo, di scioglimento, come se fosse, diciamo, un consiglio comunale con infiltrazioni mafiose o altro, no? Perché, diciamo,
nel nostro paese si sciolgono i consigli comunali più che altro per questo, no? Sicuramente per altri motivi. Per 65 minuti, se questo diciamo può portare a questo, purtroppo sarà così, ce ne dispiaceremo tutti, vedremo poi cosa accadrà. Assenti su questo, cioè sembra eccessiva l'idea. Voi come opposizione magari sì, vi augurate che naturalmente nel ruolo delle parti che la maggioranza decada, ovviamente, ma se arrivare a tanto su una questione appunto che non è politica ma è tecnica, o ha ricadute politiche anche per voi comunque questa sentenza? In questa materia tutto ha una valenza politica, perché ovviamente se diciamo l'opposizione ha questa felicità, tra virgolette, in animo di far decadere questa amministrazione, non è perché abbiamo qualcosa di personale contro il sindaco Gaspari o i componenti della giunta del consiglio, è perché è una questione, una vicenda politica, cioè di diversità di vedute, di progetti e compagnia cantando, questo è chiaro. Però cioè, voglio anche ricordare che questa innanzitutto non è la prima sentenza che arriva in maniera molto fortemente negativa nei confronti di questa amministrazione, perché già il TAR si è espresso poco tempo fa sul discorso della pompa di benzina, abbiamo un anno e mezzo fa uscita la sentenza di primo grado della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti dell'architetto Zazio, ovviamente adesso ci sarà poi il secondo grado, cioè ultimamente ci sono parecchi problemi che vengono risolti in via giudiziaria. Ma questo però non significa volere eliminare giudiziariamente un sindaco, anche perché io rappresento il partito. Solo per fare una parentesi, qui è, diciamo, nazionalmente è questa la tendenza. Le leggi del centrodestra nazionale, dal Porcellum alla legge 40, alla legge Fini Giovanardi, sono state asfaltate, per usare un termine renziano, dalla Corte Costituzionale, questo paese a tutti i livelli, diciamo, i tribunali legiferano per la politica, c'è un vuoto politico. Questo vuole anche dire che c'è un vuoto politico che va colmato in altro modo. E quindi anche noi, che non siamo da meno a livello locale, vogliamo anche noi. Stiamo assistendo ai capovolti, perché sì, i ruoli qui sono invece, le parti sono invertite. Le parti sono invertite. E l'IDV che dice. Però il risultato è sempre la giustizia, che sia nazionale che locale. Proprio oggi alle 17 abbiamo un'altra sentenza, quindi voglio dire, quindi per carità, proprio oggi, quindi oggi è il 10. Vabbè, quindi a parte questo, però voglio dire, quindi c'è un difetto di questa amministrazione che per leggerezza, tra virgolette, come diciamo noi tre banchi, per incompetenza, per incapacità, irrispettosità, chiamatelo come volete, però comunque i dati sono questi, cioè non si può da una parte sbandierare sicurezza e certezza dell'atto, del diritto, degli atti che si fanno, e poi dall'altra parte gli organi deputati a fare questo cassano ogni volta e picchiano duro. Riguardo a quel bilancio, poi va ricordato che non passò in commissione bilancio, come ha denunciato il presidente della commissione bilancio, sì, Domenico Pellegrini. Quindi ulteriore infrazione è stata una vicenda che diciamo era nata male, poi si è protratta nel tempo ancora in maniera peggiore, perché poi a quel punto, quando il PDL, perché poi il PDL ha fatto il suo gioco, è inutile poi essere ipocriti, cioè il PDL si è aggrappato a una speranza e ha fatto bene, l'avrebbe fatto chiunque. Noi ci siamo aggrappati. Però poi alla c'è stato l'autogol successivo della richiesta di rinvio al giorno seguente, perché come ricorda per lei conta il giorno di convocazione, non il giorno di dibattito, no? Certo. Quindi si sarebbe potuto benissimo rinviare alla cosa da noi chiesta, quindi è agli atti. Alla domenica avremmo rinviato tranquillamente la richiesta di pregiudiziale. A quel punto poi accade tutto quello che sappiamo. Ok, vorrei tornare a Mancini proprio per aprire la questione, diciamo, politica, che ha cominciato ad accennare a partire da questa vicenda, comunque in generale, nel senso siamo oramai oltre la metà del secondo mandato Gaspari, quindi già ci sono visioni, diciamo, fra due anni o prima, perché si parla addirittura di una candidatura regionale, stiamo parlando di tutte ipotesi. Vostro giudizio, voi siete una forza, diciamo, che appoggia Gaspari ma non siete in consiglio comunale, un giudizio su quanto realizzato
in questi oramai 3 anni, e anche nel caso di queste sentenze di cui accennava Assenti, se hanno un peso oppure faranno il loro corso e si arriverà, bisogna aspettare, diciamo, l'ultimo grado di giudizio prima di esprimersi sulla vicenda Zazio o su quella della pompa di benzina, oltre su questa che è di attualità. Un vostro giudizio generale? Guarda, come sai, noi abbiamo sostanzialmente chiuso un accordo con la maggioranza uscente dopo aver vissuto diverso periodo, diciamo, fuori dal Consiglio, ma comunque, diciamo, in un ruolo di anche abbastanza forte criticità rispetto ad alcune scelte del primo mandato di Gaspari. Ad esempio, la questione, diciamo, che ricordava Assenti, della sentenza sulla questione dell'incarico alla Zazio, no? Che è una sentenza che riguarda il fatto che l'incarico alla Zazio non ha portato alla redigere il piano regolatore generale, no? Per la quale, diciamo, era stata indicata la Zazio. Io ho avuto parecchi dissensi rispetto a questa questione, nel senso che noi chiedevamo, all'epoca eravamo ancora nei DS, il sottoscritto, Luca Spadoni ed altri, chiedevamo ad esempio che la Zazio, e parliamo del 2006, assumesse l'incarico direttamente di dirigente del settore e affrontasse il problema del piano regolatore. Poi la maggioranza, all'epoca i DS scelsero un altro percorso, l'incarico esterno. Noi abbiamo fatto nel tempo anche diversi comunicati come Sinistra Democratica, formazioni politiche poi sono cambiate parecchie, che vedevano, diciamo, con perplessità questo ricorso agli incarichi esterni, eccetera, eccetera. Credo che il lavoro della Zazio poi si sia espresso comunque, perché la Zazio ha portato a casa, nel bene e nel male, diverse cose. Non è che c'è il piano spiaggia, c'è il piano degli alberghi, l'articolo 48, l'articolo 20, cioè diverse questioni. Quindi formalmente era stato indicato l'incarico per il piano regolatore, quindi la Corte dei Conti ha stabilito, ha fatto questa sentenza. Vedremo cosa accadrà anche qui, se il ruolo, diciamo, di supplenza della magistratura arriverà a una sentenza definitiva. Sarebbe, diciamo, una cosa, diciamo, che per quanto ci riguarda, ecco, voi collocate spesso, diciamo, la nostra formazione politica come organica all'amministrazione. Io non è che sono Giorgio Mancini, sono il segretario di una forza politica che su alcune questioni, anzi anche su diverse questioni in passato e anche ora, fa una lotta politica dentro la maggioranza per affermare certi principi. Su queste cose specifiche ritengo, ho avuto perplessità in passato e le ho anche ora. Ora si è trapesa un'altra strada, però, perché il piano regolatore è di difficile approvazione anche per la mancanza, anche qui però la magistratura non supplisce a questo, di una regione che non riesce da dieci anni a fare una legge urbanistica regionale con criterio, riterrei, innovativi. Però ad esempio Ascoli ha approvato due settimane fa il piano regolatore, per dire. Sì, si può anche approvare, anche se lì ci sono polemiche da parte dell'opposizione. Si può approvare il piano regolatore anche con criteri, diciamo, del passato. Secondo me non è utile, tenendo conto anche del fatto che il piano regolatore di Castelli è un piano regolatore che diciamo è svuotato di ogni senso, visto che ha fatto, come purtroppo fanno tantissime, se non tutte, le amministrazioni, varianti al piano regolatore, quindi vabbè, lasciamo molto sostanziale. Ritornando a San Benedetto, noi stiamo affrontando la questione con la legislazione regionale intervenuta, che è la legge 22, quella dei cosiddetti PORU, piani organici di riqualificazione urbana. È un discorso molto complicato, come più o meno tutta la materia urbanistica. Stiamo al primo passaggio in cui ci sono
le manifestazioni di interesse, mi pare che sono partite pochi giorni fa, vedremo cosa accadrà dopo i 180 giorni, vedremo quali saranno le proposte, poi lì discuteremo nel merito delle proposte e vedremo quali saranno accoglibili e quali soprattutto saranno accoglibili rispetto all'idea generale e organica della città che ci siamo dati. Ecco. Qual è questa idea? L'idea è quella sostanzialmente approvata nel luglio scorso nella delibera, mi sembra del luglio scorso, sì, del luglio, nella delibera propedeutica ai Poru. Assenti rispetto Gaspari 1, Gaspari 2, oramai 8 anni di amministrazione Gaspari, c'è stato qualche cambiamento sul piano regolatore? Ovviamente c'è stato questo cambiamento da Lazzazio a te la dico in una battuta, oltre al danno la beffa, cioè nel senso che il Gaspari 1, non conoscendolo, o meglio conoscendo il Gaspari 1, noi da dentro, dall'opposizione, non potevamo pensare se non quello che sta accadendo nel Gaspari 2. Cioè Giovanni Gaspari secondo me è un astuto, più volte si dice anche in consiglio che è un astuto politico per tanti motivi, perché innanzitutto? Perché qui abbiamo l'espressione proprio dell'astuzia del sindaco, che anche se loro sono critici o comunque da dentro, comunque hanno un assessore di riferimento che siede su quegli scranni, quindi comunque il partito di SEL è rappresentato se non in consiglio comunque una parte della giunta, quindi e fu proprio motivo nel Gaspari 2 di qualche frizione, perché loro si presentavano proprio come PRG a impatto zero e poi è stato stravolto questo concetto, tra virgolette non da loro ma dalla maggioranza, e quindi con la prima predisposizione della Zazio comunque arrivammo, se non sbaglio, allo schema direttore, dopodiché ci siamo fermati, quindi c'era una non volontà di andare avanti nel Gaspari 1 e questa mancata volontà si vede, si evidenzia oggi nel Gaspari 2. Cioè io penso che nella testa del PD e di Gaspari non ci sia mai stata la reale e concreta volontà di portare avanti il PRG, perché lo si è visto nei fatti, cioè un politico astuto come Gaspari avrebbe dovuto chiuderlo nel Gaspari 1, così come hanno fatto altri citati da voi prima, non posso fare il nome. Oh, però perché lì c'hai una volontà politica e i numeri per approvarlo. Quindi invece ricordiamoci pure che nel Gaspari 1, un anno e mezzo prima della fine della scadenza naturale del mandato, sono stati salvati comunque da due ex candidati sindaci in opposizione. Quindi Felicetti, che ha preso il posto di Martinelli, e di Costantini, che invece era candidato sindaco, che poi è passato ovviamente a tenere i numeri e la maggioranza al Gaspari. Si sta ripetendo la stessa questione, perché anche qui Calvaresi, premiato subito come presidente del Consiglio, che da candidato sindaco in opposizione a Gaspari va a fare il presidente del Consiglio, è sicuramente una anomalia politica, la chiamiamo noi. Astuzia politica la posso dare al sindaco, però poi le astuzie possono pagarsi in altri modi, in termini di consensi elettorali, anche in senso di appoggi politici di maggioranza, anche perché riscontriamo anche l'uscita da questi due, dei diversamente democratici, che comunque addirittura Loredana, che doveva essere presente qui oggi, era addirittura capogruppo in consiglio del PD, e invece ce la ritroviamo quasi ideologicamente, anche questa volta diventa una cosa strana, ideologicamente tra noi, diventa una cosa strana, che battagliamo sugli stessi temi, e con le stesse modalità e con le stesse tempistiche. Quindi la differenza tra il Gaspari 1 e 2 sostanzialmente non c'è. Il giudizio per noi ovviamente è negativo, lo è sempre stato dall'inizio, anche se lui, come si dice, vende bene la pelle dell'orso fino a che... Massimo Fagione, volevo chiedere, su questo punto dell'astuzia di Gaspari, della bravura politica, cioè realmente, cioè, poi tra l'altro ricordiamo che ormai è sicuramente il più esperto politico del Consiglio Comunale San Benedettese, cioè davvero... C'era ancora il muro di Berlino quando lui entrava in Consiglio. Esatto. Quindi sa bene come... Cioè un giudizio sulla questione politica, sulla astuzia e bravura politica, che poi nello scorso mandato è riuscito a salvarsi con quella mossa, che e poi è riuscito a vincere, diciamo, qualche mese prima delle elezioni sembrava con le spalle al muro, invece ha vinto poi la grande. Diciamo che ha fatto molto del suo il PDL 3 anni fa, sì, sbagliando il candidato, io non ho problemi a dirlo, dopo l'autogol dell'anno prima alle regionali con Bruno Gabrielli, che cominciò la campagna elettorale prima della reale
candidatura che poi venne negata in virtù del bilanciamento fra AN e Forza Italia per garantire quel 70-30. Da ripartire il bilanciamento erano due di AN e due di Forza Italia, poi alla fine per garantire a livello 3-1 furono fatto 2-2. Quindi si presentò quel tipo di candidato. Calvaresi, che comunque aveva un serbatoio di centrodestra, rubò appunto gli elettori al PDL. Dentro al PDL c'era chi non vedeva di buon occhio, Gabrielli. Ci furono due liste, come ricordava prima, assenti, che vennero escluse in corsa. Vinse addirittura al secondo turno. In molti dissero non è un trionfo perché mi sarei aspettato che vincesse già il primo, però comunque ha vinto, è sempre una vittoria, non è che si mette in discussione. Qualche giorno fa il nostro direttore di Riviera Oggi ha fatto un disappunto che io condivido, dove non si può, dove si dice che chi sostiene Gaspari è peggio di Gaspari, in quel senso lì, cioè non si può dare la colpa solo a Gaspari degli eventuali errori di Gaspari, perché nulla impediva quel giorno in consiglio comunale, di fronte ad un errore evidente, questa non è un'opinione, questo è un fatto, perché la segretaria generale ha ammesso l'errore non potendo fare altro, dicendo che comunque non avrebbe causato troppe conseguenze. È stata messa a votazione e i consiglieri comunali di tutto il centrosinistra non hanno battuto ciglio, quindi non è colpa di Gaspari se poi il consiglio si comporta in questo modo. Cioè, io mi chiedo però, perché dopo al di là di come andrà a finire la vicenda in ambito di futuro legale, no? C'è un fatto politico, cioè le regole garantiscono tutti, garantiscono sinistra, centro e destra. Chi oggi è maggioranza solo nelle dittature lo resta a vita, cioè la maggioranza può diventare benissimo opposizione, e l'opposizione, se non sbaglierà ancora in futuro, come arriva, potrebbe, no? Magari tornare a essere maggioranza. Io mi chiedo, una futura opposizione di centrosinistra, di fronte a ipotetici errori madornali di un sindaco di centrodestra, a cosa si aggrapperà? A un bilancio presentato in ritardo, come potrà rispondere? Quali atti potrà attuare di fronte a una sentenza della Corte dei Conti, seppur in primo grado, come si comporterà? Questo è quello che ci chiediamo a livello politico, questo crea un precedente a livello politico. Io vorrei ricordare che nel 2004, perché poi gli archivi non mentono, Gaspari inoltrò un ricorso in prefettura, oggi tanto contestata, per ottenere spiegazioni in merito ad un bilancio consuntivo che non era stato approvato entro il 30 giugno. Quindi, 10 anni fa, le scadenze avevano un senso. Poi forse il bilancio consuntivo ha un altro significato rispetto all'equilibrio di bilancio, però comunque si parlava sempre di una scadenza non rispettata e di un ricorso in prefettura che è stato sempre visto non in maniera positiva da parte dell'amministrazione comunale. Quindi, diciamo, è il gioco delle parti. È il gioco delle parti. Sì, che tutela il centro-sinistra, tutelerebbe la sinistra in un domani, questo intendo dire. Il tuo discorso non fa una grinza, c'è un problema. Sulla questione di merito c'è la questione del fatto che c'era, venivamo da un periodo di particolare, di assenza, diciamo, di criteri ben specifici anche rispetto alla questione minuimu, quanto veniva rimborsato, non rimborsato, cioè è stato tutto un periodo, una settimana, 10 giorni. Però particolari. Poi tu dici anche questo, è il problema che anche. Tu hai fatto riferimento a quando Gaspari nel 2004, hai detto nel 2004, sì, 2004, 2004. Ha fatto la richiesta di... Il problema è che questo è tutto dovuto alla mancanza di politica. Cioè, se la politica sta dietro a questi formalismi, tecnicismi, perché lo statuto non è stato rispettato, perché i termini, eccetera, eccetera, la politica è morta. Però la politica è morta. Allora, o la politica torna a discutere della dialettica destra-sinistra di che cosa deve avere questa città o questo paese, perché il discorso è generale, le sue linee guida, le sue prospettive, il futuro, eccetera, eccetera, o se comincia l'opposizione, allora prima la sinistra fa la richiesta al prefetto, eccetera, eccetera, poi la destra fa... Sono d'accordissimo. Cioè, francamente, creiamo soltanto distanza. Distanza, perché quando tu in questi giorni vado a dire
Che mi chiedono, che succede in comune? Succede che per 65 minuti può essere che cade pure un consiglio comunale. La gente ti dice, ma che cavolo dici, ok? Cioè, crei una distanza, un disbusto. La politica non riesce più a parlare di questioni concrete, di questioni che riguardano, diciamo, posso fare la vita delle persone su questo discorso, perché è anche bello, sì, velocemente, che poi dopo dare una pausa. E questo è vero, è verissimo, cioè lo diciamo anche noi ed è vero, però dove sta il problema? È che i ruoli di maggioranza ed opposizione sono talmente prefissati, se vuoi anche arcaici nella sua mentalità, appunto prima del muro di Berlino, che anche su quella delibera famosa della Minimu, quando abbiamo detto, signori, prima di votarla e domani il governo si esprimerà se rimborsarla o meno, ragioniamoci, prendiamo tempo, fummo attaccati come quelli che non vogliono fare le cose, come quelli che non vogliono mettere le mani in tasca ai cittadini. Cioè, allora, o si ritorna tutti a un discorso di politica vera sul bene comune del cittadino, destra e sinistra, quindi significa pure che le istanze che vengono dall'opposizione non sempre sono brutte, cattive, hai, fatte dal... perché c'è la cristallizzazione delle posizioni politiche, ho capito, per cui però... tu sei la maggioranza, io sono l'opposizione, c'è cioè il comunicabilità, io ti faccio opposizione a prescindere. Esatto, però la differenza qual è? Che chi governa... E io sono maggioranza e mi arrocco. Perfetto, aspetta. È sbagliato. Chi governa, chi ha il potere di governare, è normale, io in provincia sto in maggioranza, è normale che se mi arrivano istanze dall'opposizione centrosinistra le dovremmo valutare. In molti casi è stato fatto, magari siamo stati anche criticati per questo, però molte istanze sono state ragionate e valutate, quindi o si torna tutti a un discorso di equidistanza e quindi di rapporti per il cittadino e sulle delibere, altrimenti ognuno si arrocca sulla sua posizione e poi a quel punto il formalismo, poi a quel punto il formalismo non presenti, va al TAR. Stop un attimo qui la discussione, torniamo fra qualche istante, breve spazio alla pubblicità, torniamo qualche istante qui sulla politica sanbenedettese. Eccoci tornati in diretta con J Magazine, rotocalco di Super J. Volevo un po' provocare però Assenti, perché è vero che chi è in maggioranza poi deve subire, diciamo, gli attacchi delle minoranze, le critiche, perché certo, governa, ma in parte Falcioni già ha accennato il PDL, quello che, diciamo, come si quasi autorottamò 3 anni fa, certo, ma in questo momento la situazione è anche un po' confusa nella minoranza di centrodestra, non si sa bene se c'è un leader, non si sa bene poi ancora in che modo eventualmente sareste pronti a sfidare Gaspari o chi per lui è un futuro, diciamo, appuntamento elettorale. Insomma, dopo quello successo nel 2011 quasi abbiamo Gabrielli e Vignoli che si sono un po' defilati, in questo momento, diciamo, la carretta è tirata avanti da te e da Pasqualino Piunti, però volevo chiarire meglio qual è la situazione a livello comunale. Esatto. No, a livello comunale abbiamo questa forte criticità con il consigliere, con Luca Vignoli. Tutto nasce da quella famosa elezione delle regionali del marzo 2010. Da lì in poi ci sono state comunque fratture, rotture, incomprensioni, litigi e tutto quello che poi si vede addirittura durante il consiglio. Quindi c'è un blocco di 5 consiglieri che comunque votiamo, ragioniamo in un certo modo, e il consigliere Vignoli che invece voglio dire che va per la sua strada. Io non penso, o meglio, mi auguro che questo non possa essere definitivo, nel senso che la porta per ragionare è aperta a tutti, anzi, chi vuole proporsi come futuro leader del centrodestra e quindi della città, speriamo, deve comunque, ha l'obbligo di parlare e di cercare di ragionare con tutti, sicuramente. Poi se questo invito viene disatteso oppure se ci sono altre priorità, queste le appureremo sicuramente. Qualcuno direbbe pur si muove, nel senso che comunque anche noi siamo stati molto criticati per la poca opposizione oppure un'opposizione un po' morbida. Io vi assicuro che così per noi non è stata, sicuramente, però se la città ci etichetta e ci vede in un certo modo bisogna prenderne atto e sicuramente fare meglio e di più. Quindi in questo caso ci siamo mossi da subito, forse non saremo troppo evidenti, però poi io questa cosa la contesto pure, perché
abbiamo un Piunti molto in grande fibrillazione, proprio alla grande, perché sta su tutti i pezzi. Bruno si è un po' defilato, un po' sicuramente ha influito il risultato delle comunali, quindi un po' sicuramente si è un attimo, non dico demoralizzato, ma un attimo distaccato. Per il resto comunque noi facciamo riunioni costanti e continue, sia di gruppo consiliare, stiamo riorganizzando quello che è il futuro partito, che poi si chiamerà PDL in Consiglio Forza Italia, perché non possiamo togliere la matrice iniziale, quella dove abbiamo preso i voti. Abbiamo rifatto anche un grande coordinamento provinciale, cioè ci stiamo, non è che non ci stiamo. Ovviamente bisogna allargare molto di più, poi in maniera molto, diciamo, ampia e continuare e preparare quella che sarà la futura battaglia, perché noi non ci sentiamo in questo momento, non ci siamo mai sentiti inferiori oppure, ma in questo momento ci sentiamo, anzi, secondo me, più forti, perché le grane che noi stiamo pian piano superando, il PD ce l'ha incancrenite, cioè c'ha delle posizioni cristallizzate che secondo me difficilmente, anche se riconosco al PD tutto, questa grande capacità di darsene di santa ragione, ma poi quando è il momento del voto tutti uniti e granitici. Quindi forse abbiamo imparato anche un po' da loro, non lo so, vedremo come si metterà, però ci sentiamo molto fiduciosi. Un po' la nuova Democrazia Cristiana. Ricordo tante correnti, Pasqualino Piunti. Ricordo Pasqualino Piunti, poi puoi anche non rispondere, sì. È stato ospite anche qui in trasmissione. Può essere arrivato il momento di una sua candidatura a sindaco di San Benedetto, che ricordiamo è stato vice sindaco, certo, attuale vicepresidente della provincia, quindi è stato sempre per ora un vice. Sì. Può essere arrivato il momento, non è che lo voglio bruciare con anticipo, però è una figura che potrebbe, oppure escludete totalmente che Pasqualino possa decidere? Per me è una figura di primo piano, di spicco, sia nell'ambito provinciale che comunale, quindi questo gli va riconosciuto, gli va dato atto. Ovviamente non siamo ancora entrati nel merito, nella specifica dei vari candidati, però sicuramente io lo vedo fortemente in prima linea, insomma, non lo vedo sicuramente secondo, terzo, quello che è, lo vedo insomma che possa ricoprire un ottimo ruolo, questo sicuramente sì. Poi ovviamente è tutto da discutere, da sedersi intorno a un tavolo, da vedere, insomma, di recuperare tanti rapporti e tanti discorsi, allargamenti vari come dicevo prima, però insomma lo vedo bene. Invece Giorgio Mancini, vorrei cambiare un po' argomento. Prima si parlava, sì, appunto di politica con la P maiuscola, cioè delineare gli scenari, le linee guida di una città. E quali dovrebbero essere le linee guida adesso, 2014, per San Benedetto? Se qualche errore, prima appunto si diceva, non siamo integrati nella maggioranza, ma abbiamo delle visioni un po' critiche rispetto a quanto sta realizzando anche adesso questa maggioranza. Secondo Sel, come bisognerebbe ripartire o partire in maniera diversa rispetto a quanto realizzato in questi anni in prospettiva? Guarda, io credo che l'amministrazione, se dovesse, diciamo, continuare a governare per gli ultimi 2 anni, deve porsi delle priorità. Nella difficoltà della situazione, perché noi ci troviamo di fronte a una difficoltà non solo di bilanci pubblici, ma anche di investimenti privati. Ad esempio, noi abbiamo, diciamo, ci siamo, noi personalmente come SEL no, però spesi per alcuni project, piscina, lungomare, lo scambio con i parcheggi blu, eccetera eccetera, queste cose purtroppo non incontra, diciamo, un investimento privato che è effettivamente, vista la situazione economica generale, in difficoltà a fare questi investimenti che sono, diciamo, anche pesanti. Io penso che però ci sono alcune cose, no, che l'amministrazione può portare a casa. Ad esempio, una cosa su cui si discute poco, però c'era nel programma e secondo me è realizzabile, il parcheggio di Piazza San Giovanni e la relativa zona a traffico limitato. Battista. San Giovanni, San Giovanni, okay. Battista, Piazza Garibaldi. Piazza, sì, ecco, sì. Questo è la cosa. Parcheggio sotterraneo? Un parcheggio sotterraneo, sì, noi l'abbiamo nel programma, in grado di poter consentire la ZTL. È una cosa che avevamo nel programma, è una cosa che ovviamente incontrerà anche le resistenze, perché noi
diciamo, ogni cosa, diciamo, che può essere considerata innovativa incontra sempre le resistenze di qualche cittadino come dei commercianti, e quindi questo poi crea le fratture anche in maggioranza, perché ovviamente una politica debole, perché la nostra è una politica debole, che cerca un consenso minuto, no? Ovviamente poi ascolta, diciamo, chi ti tira per la giacchetta a destra e a sinistra e non riesce a realizzare, no? Ad esempio, la discussione sul lungomare. Posto che i giornali hanno detto che la maggioranza ha deciso che il lungomare non è più una priorità e non si fa, solo che io stavo in maggioranza, questo discorso non l'abbiamo fatto. La maggioranza l'ha detto e l'abbiamo scritto. No, la maggioranza non l'ha detto, avete fatto di una conferenza stampa dei socialisti e di alcune dichiarazioni di alcuni consiglieri una posizione della maggioranza, ma così non è. Abbiamo chiamato, abbiamo chiamato la segretaria del PD e il capogruppo del PD, che è prima forza di maggioranza. Ha detto che se si va al mercato non si parla di lungomare, ma di altri problemi. Questo lei lavora al mercato, lo saprà più di me. però non è così. Comunque, la discussione è aperta ed è da fare. Secondo me c'è modo e modo di affrontare la questione. Noi siamo stati per diverso tempo, anche per chi oggi è fuori dalla maggioranza, su un progetto che aveva fatto tra l'altro un parente, che è di diversi milioni di euro, e dovevamo ricercare questo investimento, il project, eccetera eccetera. Il project non è venuto, la maggioranza ha deciso di stralciare alcune cose dal progetto. Secondo me ci sono da stralciare anche altre, perché secondo me il lungomare può essere fatto una cosa dignitosa a meno della metà delle cifre di cui abbiamo parlato in passato, con anche investimenti che sono pubblici, con mutui che sono pubblici, si può fare benissimo, ovviamente cadenzato in più anni. Il lungomare di San Benedetto è stato fatto dal 1932 al 1960, se viene riqualificato in più anni non è un dramma. Secondo me c'è questa esigenza, perché noi contrapponiamo sempre il lungomare alla città, come se il lungomare fosse qualcosa di altro dalla città. Non è così. E poi tu ti sapevi di andare a passeggiare sul lungomare. Il lungomare è un pezzo di città che non serve soltanto per il turismo, per incrementare le presenze, eccetera, eccetera, ma serve per tutti, per la città, per una gradevolezza maggiore della città. Quella è una discussione da fare, perché legittimamente una forza politica come i socialisti, come alcuni consiglieri, in particolar modo del PD, pensano che quei soldi debbano essere destinati a, giustamente, da una posizione, alla spicciola manutenzione ordinaria del marciapiede, dell'asfalto, di cui c'è anche bisogno. Però, secondo me, pensando erroneamente che quello, diciamo, porta un consenso spicciolo all'assessore di turno, al consigliere di turno, ma non ci fa fare uno scatto generale in avanti della città. Legge domicilio presso Forza Italia. No, questo. Le convergenze parallele. Questo è dubito. Comunque non ci può essere sulla questione del lungomare. Allora, sono passati 3 anni, ne mancano 2, adesso lasciando da perdere TAR, ricorsi, che diciamo non viene posta la prima pietra o dato un mandato al progetto, e quindi diciamo passano 2 mandati di discussione, cioè a quel punto diventa anche difficile porsi come una forza. Il primo mandato, penso, non ne ho fatto parte, ma non è che si è discusso molto della questione lungomare. Cioè, stata con i posti dei parcheggi? Era la questione dei parcheggi, che tra l'altro è più o meno alla fine del mandato di Gaspari, e c'era questa cosa, dice, i parcheggi blu serviranno a un finanziamento. Poi dopo non è stato così, perché purtroppo la carenza di risorse, eccetera, eccetera, porta i parcheggi, come la tassa di soggiorno, a coprire spese, no, del bilancio ordinario. E il problema qual è? Che secondo me è stato un errore, perché noi come forza politica nel 2011 l'abbiamo posto, che la discussione sul lungomare, proprio perché è un'opera pubblica che, diciamo, supererà il mandato di Gaspari, magari ci sarà un sindaco di centrodestra, era una discussione da aprire sulla città.
tra le forze politiche, tra forze politiche distanti di diverse coalizioni, con i cittadini, con le categorie, eccetera, eccetera, per arrivare alla definizione di un progetto anche negli anni, nel senso che uno un progetto non è che lo fa in 4 e 4, 8, anche negli anni, e poi magari a fine mandato si faceva un primo pezzo, poi magari il centrodestra, se era, diciamo, condivideva quel progetto, l'avrebbe un altro sindaco, qualora il centrodestra governasse questa città, portato avanti. Cioè, queste le forze politiche, era il punto che le forze politiche dovevano portare avanti. Questa scelta non è stata fatta. Noi, ad esempio, pensavamo, non solo noi, ma anche altre forze, ad esempio penso anche a Palma del Sompo, che era su questa posizione, chiedevamo un concorso di idee sul lungomare. L'idea di fare subito il lungomare ha portato la maggioranza a decidere, a maggioranza, che si doveva fare subito il lungomare e lo doveva fare il progetto l'ufficio di piano. Il passo più lungo della gamba. È passato 3 anni, invece adesso addirittura quelli che ci dicevano che era un'urgenza adesso dicono che non è una priorità. Cioè, francamente è una cosa che a me fa male il fegato a pensarci. Torniamo sempre lì, nel senso, secondo me Gaspari non ha mai dato l'input veritiero a fare il lungomare, non perché non sia nella sua testa farlo, ma perché è una cosa iniziata da Martinelli, magari l'unica. Ti dico il mio pensiero, perché se realmente lo vuoi fare, allora, se ce l'abbiamo fatta noi, io non c'ero, però lo prendo come categoria, se l'abbiamo fatta noi nel 2001 in avanti, era facilissimo per gli altri, che si reputano sempre i depositari della verità della politica, magari copiare lo stesso modello e farlo. Perché vi dico questo? Perché il primo atto, se vi ricordate, del Gaspari 1 fu fare il completamento di Viale De Gasperi, la zona del marciapiede lato ovest, il B-side, esattamente, lato B, completamente diverso da quello che era stato fatto dal centrodestra prima. Quindi, se la logica parte da quel marciapiede, finisce sulla mancata realizzazione del lungomare. Cioè, è inutile, a distanza di anni potrebbe, cioè, secondo essere... me, non continuiamo a dire le priorità di questa amministrazione, io non l'ho ancora capite. E sto lì dentro tutti i giorni. Quando noi diciamo, ma ironicamente anche, no, Gaspari, lei sarà ricordato nel futuro come quello che ha perso il Ballarin. E lui mi risponde sempre: ma io non voglio essere ricordato come quello che fa qualcosa di specifico, ovviamente. Non perché non faccia nulla, però effettivamente la critica è quella che gli poniamo, cioè perché se l'hai ricordato in 8 anni ad oggi, qual è stata la cosa importante? Se gli sfuma pure il sottopasso, è proprio, se gli sfuma pure quello, nel senso che non vede l'apertura del buco su via Pasubio, che comunque quello lo riconosciamo, non ci sono elementi concreti per dire sì, questo sindaco, questa amministrazione mi è piaciuta perché hanno fatto questo, questo e questo. Perché la gente normale, i cittadini, noi tutti, se torniamo a ritroso negli anni, guardiamo pregi e difetti di un'amministrazione dicendo: ah, ma quello è bravo perché ha fatto quello, quello è somaro perché è cascato, perché ha sbagliato lì. Cioè, questo è il senso che ha la città, una inamovibilità ferma, totale, per non parlare poi degli altri casi che, solo per accennarlo, Pensilino, stadio, il discorso della perdita dell'ospedale, che comunque il sindaco di San Benedetto qualche pugno lo doveva battere, tutto quello che ci caratterizzava o che ci potrebbe caratterizzare è... fermo, è una posizione stantia, riposata, non si muove, eppur si muove, come dicevo prima. E non Mancini va voleva... Ha aperto parecchie parentesi, quindi è difficile adesso riprendere. Volevo dire questo. Qual è il problema? La questione si può... Il difetto che può essere addebitato a Gaspari. Molti dicono... Anche la persona che oggi è assente e il marito dicono... Facciamo nomi, altrimenti non tutti parliamo di Paolo Berazzoli, marito di Loredana Emilio, del giornale. Negli ultimi tempi, cioè, Gaspari è un dittatore, Gaspari è un despota, Gaspari è tutto fuorché questo. Anzi, diciamo, quando governava Paolo Berazzoli, con tutti i difetti e tutti i meriti che ha Paolo, no?
era visto ed era proprio quello, era un decisionista, era una persona che sceglieva. Scusa se interrompo, perché proprio oggi c'è un'intervista video andata su Super J di Paolo Perazzoli, in cui gli dice: io appunto ero accusato di essere arrogante, e lui Perazzoli parla di Gaspari, e alle 7 nel TG sarà replicata questa intervista. Chiudo parentesi, okay, su Perazzoli. Allora, lui dice questo oggi di Gaspari. Gaspari è tutto fuorché questo. Il problema di un sindaco è cercare di fare la sintesi, no? Se deve essere riconosciuta una cosa al sindaco, è fare la sintesi delle forze politiche, delle varie posizioni dentro una maggioranza. Questo Gaspari, a mio giudizio, non lo riesce a fare adeguatamente, nel senso che Gaspari dice sempre una frase, almeno lo dice in maggioranza, ma penso lo dica anche in pubblico, dice: non sono maturi i tempi della politica. Cioè, quando dice questo, cosa dice? Siccome le forze politiche, SEL tira da una parte, i socialisti tirano l'altra, il PD tira da un'altra parte del PD, un'altra parte del PD, da un'altra ancora, perché il PD ovviamente tira da 3-4 parti. Siccome non è tempo, cioè il sindaco dovrebbe assumersi la responsabilità di dire: adesso, secondo me dovremmo fare così, e cercare di fare sì. Questo Gaspari purtroppo... forse ha troppo rispetto per le posizioni delle forze politiche, però io, anche che sto dentro una maggioranza, no, a volte mi trovo, diciamo, in difficoltà, perché ad esempio questione della Torre del Ballarin, no? Erroneamente chiamata Torre del Ballarin, era la torre sull'area di Santa Re, perché molti giornalisti hanno confuso per parecchio tempo questa questione, che veniva al posto del Ballarin una torre, non è così, no? C'è stata una discussione, tra l'altro, anche con Loredana, che aveva una posizione ben definita, e noi un'altra, e altre forze altre ancora, e per 2 anni siamo stati dietro questa variante Santarelli. Allora, cosa era questa variante? Era il fatto di garantire, di fare la variante sul manufatto di Santarelli, quello l'ex... Ruderelli. Quel Rudere... Via Colombo. In Via Colombo, di fronte all'Agenzia delle Entrate, per avere, incamerare 1,5 milioni, 2 milioni di euro, a seconda di quanto volume poteva costruire, per qualificare tutta l'area del Ballarin. La discussione era che noi chiedevamo, alcuni dentro la maggioranza chiedevano che non si facesse la chiusura del manufatto e farlo rimanere così con i suoi 23.000 rotti metri cubi, ma si chiedesse al privato anche di fare uno sforzo in più, di demolirlo e fare anche questa costruzione privata migliore. Questo comportava, la proposta del privato era: io vi chiedo altri 10.000 metri cubi in più, perché ovviamente demolendo e ricostruendo il costo è maggiore. Noi ponevamo due problematicità. La prima: nella zona del porto noi avevamo detto dobbiamo progressivamente portare e spostare la movida, e quindi dicevamo è impensabile che noi diciamo questo e poi mettiamo del residenziale lì. Secondo noi era una cosa sbagliata. Secondo, dicevamo, se proprio dobbiamo fare questo sacrificio per portare in porto la riqualificazione dell'area Ballarin, facciamola a parità di volume, perché poi riqualificare l'area Ballarin e poi avere a fianco una torre di 20 piani non è proprio la cosa più bella del mondo, ok? Visibile da tutto il lungomare. C'era chi, socialisti in particolare, ma ad esempio a me fui aggredito da un compagno di socialisti che mi diceva: ma come, tu sei per la crescita zero, per il contenimento del consumo di suolo, e mo sei contro la torre? E io dicevo: sì, è un ragionamento, però c'è anche in linea di principio, però se tu mi fai la torre in riva al mare, c'ho qualche problema anch'io sulla questione del contenimento del consumo di suolo, no? Discussione che tra le forze politiche si è protratta per 2 anni, perché non siamo riusciti a fare sintesi, ok? Ma la finale, quindi, qual è? La finale è che, poi la discussione è che non si fa nessuna variante, il tutto deve rientrare nella questione dei poru. Vedremo come andrà a finire. No, però il problema è che l'indecisione delle forze politiche, che blocca anche il sindaco, che è legittima, perché io voglio dire la mia, perché
penso che una coalizione non è un pranzo di gala, no? Certo. Cioè, c'è una battaglia politica, penso, avvenga così nel centrodestra, certo, avviene così nel centrosinistra, avviene dentro le forze politiche e tra, certo, le forze politiche di una coalizione. Il sindaco doveva avere la capacità, e in questo diciamo non l'ha avuta, di cercare di fare sintesi per il suo bene, no? E anche per il nostro e per la città, di fare sintesi maggiormente in minor tempo possibile. Lui invece ha questo problema, no? Dovuto al fatto che proprio non è un decisionista, un podestà, come gli viene detto da chi invece 10 a 15 anni fa lo era effettivamente, e spero lo riconosca. Sì, no, lo riconosco. No? Dice che era definito arrogante, per azione. Ecco, arrogante, decisionista, eccetera, eccetera, nel bene e nel male, perché poi, sì, dopo spesso e volentieri diciamo ci azzeccava, il problema è che non era proprio la persona che ti faceva confrontare. Però adesso col PD che è così diviso, se c'è questa diciamo problema di sintesi, adesso è praticamente impossibile, col fatto che ci sono i diversamente democratici, quindi c'è una maggioranza veramente traballante. I diversamente democratici non sono nella maggioranza. No, non sono, però appunto però sono sempre area PD, quindi diventa ancora più difficile questa sintesi di cui si parlava prima. No, io credo che loro, forse è più facile perché si è tolto, loro nel momento in cui hanno fatto il gruppo hanno detto anche che non si riscriveranno al PD, mi sembra di aver letto questo, immagino che sia così, e però anche vero, me ne dispiace, perché io ad esempio quando Loredana fece la scelta di uscire, di astenersi sul bilancio, quello fu poi diciamo l'atto diciamo formale in cui io in una maggioranza dissi, rispetto ad alcuni che invece diciamo se ne rallegravano, io dicevo probabilmente sono la persona più distante qui dentro da Loredana Emili, ma a me che vada fuori dalla maggioranza, no, non mi fa piacere, non lo ritengo opportuno, anzi credo che anche lei aveva un ruolo diciamo dentro la maggioranza, era quello di capogruppo del maggior partito della coalizione, aveva un ruolo, no, che non è che non l'ha fatto pesare nei primi due anni, l'ha fatto pesare nel bene e nel male anche qui, perché in alcune questioni secondo me ha frenato cose che invece dovevano essere accelerate, per altre, su alcune questioni sempre di merito, ha avuto una posizione che io condividevo. Lei invece ha fatto questa scelta, secondo me, sbagliatissima, dove si è isolata. Si è isolata, uscita dalla maggioranza. La maggioranza apparentemente sembrava all'inizio più coesa, lo è stato. Poi sono venute altre frizioni, perché sul discorso oggi della maggioranza pesa anche il futuro. Cioè, quando si dice che alcuni non vogliono fare il lungomare, no? Il tutto è dettato dal fatto che alcuni pensano che quei 2 milioni di euro che noi avevamo pensato di improntare con un mutuo sulla primo tratto del lungomare si possono spendere appunto in quel modo che vi dicevo prima, per un consenso minuto, e questo frena ulteriormente diciamo le decisioni, no? In prospettiva di un'elezione, no? Fra due anni, e secondo me invece è sbagliato. A questo punto io mi auguro di avere qui Gianni Gaspari presto, perché a questo punto il sindaco dovrebbe giocare quasi il tutto per tutto, nel senso dopo otto anni imporre dei punti, chi c'è, chi non c'è, io facendo penso che diciamo è un altro campo, quello che sta facendo Renzi adesso a livello nazionale, io voglio questo. Poi dopo ognuno può avere il giudizio politico. Poi dopo no, frena 100 milioni di volte. Sì, sì, no, ma può essere un giudizio politico. Però a livello di comunicazione, io voglio questi punti. Se la maggioranza mi abbandona, significa che la maggioranza non li ha voluti. Ecco, alla fine, mancando ormai due anni, dopo otto anni, questo sarebbe il giudizio. Una delle cose, adesso senti prima parlare del sottopasso di via Pasubio, e poi siamo in chiusura. Sì, quello di San Giovanni e quello di via Pasubio, la zona di Porto d'Asco, quello di via Pasubio è veramente necessario comunque alla città. Si parla spesso anche, sempre in ambito di lungomare, del pennello sull'Albula. Volevo che Massimo Falcioni spiegasse a che punto è il progetto, no, il progetto, se verrà realizzato a breve o se si subiranno dei rinvii, perché anche qui parliamo di qualcosa, si sta analizzando, i fondi sono da 10 anni fermi.
l'intercettò Ciccanti. Sì, sono stati in parte usati per la pista ciclabile a sbalzo sull'Albula e altri sono destinati appunto per il progetto sul torrente. E la sabbia prelevata è al vaglio dell'ARPAM, che dirà se è idonea o meno. Qualora la sabbia fosse buona, si possono interrare appunto gli scogli, mentre se la sabbia verrà ritenuta non idonea, quindi non si potrà spostare, gli scogli saranno più a vista, gli scogli che partiranno dall'Albula zona ponte su Viale Trieste per andare poi a inserirsi in acqua. Ovviamente i lavori dovrebbero partire non prima dell'estate, cioè dopo l'estate, perché dovrà prima finire la stagione turistica. Dovrebbero non esserci troppi paletti. Una cosa però volevo chiedere ad Assenti, tornando alla vicenda iniziale, quello che può comportare a livello amministrativo, qualora il Consiglio di Stato concedesse la sospensiva, che porterebbe 40-50 giorni di indecisione o di attività sub giudice, no? Sì. Penso che siano quelli i giorni, no? Più o meno. Quindi un mese e mezzo, due mesi. Sarebbe veramente, veramente un vantaggio per l'amministrazione oppure sarebbe come allungare l'agonia? Cioè, si può approvare un bilancio previsionale 2014 con una sentenza ancora da ufficializzare? Secondo me no. Finanziamenti estivi per le manifestazioni, tutto quello che... Mi rendo conto che ci sarà sicuramente una paralisi per tutte le attività, perché un bilancio sub iudice è comunque una cosa che innanzitutto terrorizza il dirigente delle finanze, perché non sa più che pesci prendere. Perché adesso tutto è paralizzato, però in attesa di questa... Sì, nel caso ci fosse la sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, è normale che inficerebbe, quindi sospenderebbe l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR e quindi tornerebbe in auge la delibera del 30 novembre. Questo sicuramente, in attesa poi del pronunciamento finale sul merito, perché il Consiglio di Stato può o accoglie oppure rigetta, quindi non è che ha, oppure rinvia con nel merito, però sicuramente è una situazione pericolosa e drammatica a pensarci per la città e per i suoi sviluppi. Ecco perché noi ci auguriamo una pronta definizione della questione, sia dell'appello al Consiglio di Stato che di tutta la situazione. Quindi siamo stati informati anche da voi giornalisti che il sindaco si è recato presso il ministero, proprio penso anche per avere lumi, per avere un'accelerazione, una certezza sul da farsi, perché questa situazione in un modo o nell'altra va risolta, perché se dovesse venire il commissario è un discorso, se invece potrebbe essere sanata in altro modo, non capiamo ancora come, comunque si prospetterebbe un'altra soluzione. Sicuramente la città in questo momento è ferma, perché non ha uno sviluppo. Quando c'hai la cassa del bilancio chiusa anche per fare una semplice cosa, un impegno di un centesimo, non lo puoi fare, o comunque c'hai paura, e nel caso in cui ci fosse il commissario si andrebbe avanti per dodicesimi, quindi con non pochi problemi, non pochi problemi. Quindi tutti ci auguriamo una pronta soluzione, cioè quindi o si sblocca la vicenda oppure in un modo o nell'altro. Nell'altro modo un anno di commissario ci sarebbe praticamente. Ma probabilmente. Anche qui ripeto, non voglio dire cose azzardate, però se dovesse venire il commissario e non si riuscisse ad approvare il bilancio, oppure se chiedono una riapprovazione, cosa che noi contestiamo formalmente, a meno che non esce fuori una norma ad acta, a questo punto non dico il salva Roma, ma quasi, no? Una cosa del genere, perché francamente siamo anche curiosi nel merito di vedere qual è la soluzione apportata o apportabile, vedremo. Va bene. Va bene, possiamo terminare qui. Ringrazio i nostri ospiti, al collega Massimo Falcioni di Riviera Oggi, a Giorgio Mancini di Sinistra Ecologia e Libertà e Andrea Senti, consigliere comunale di Centrodestra, grazie. PDL Forza Italia. Ricordo che una replica di questa trasmissione andrà in onda stasera alle ore 21, poi ci sarà anche la possibilità di seguire questa replica nei canali YouTube anche di Riviera Oggi. Ringrazio gli ascoltatori, un saluto da Pierpaolo Flammini.